La società Cadoneghe Volley, composta da oltre 160 atlete, partecipa ai campionati FIPAV femminili, con una squadra in Serie C, una in seconda e una in terza divisione. Il nutrito vivaio può contare su tutte le categorie giovanili, dall'under 16 al mini volley. Il presidente ci illustra gli obiettivi e le politiche sportive della società. L'obiettivo della nostra società è quello di crescere anno per anno. E devo dire che negli ultimi anni abbiamo veramente soddisfazione, anche perché incominciamo ad ottenere risultati che ci danno soddisfazione. Le nostre politiche sono quelle di dare la possibilità alla maggior parte delle ragazze che sono sul territorio di fare attività sportiva. E ci stiamo rendendo conto che effettivamente il numero delle atlete sta anno per anno aumentando, al punto che questa nostra palestra, che è veramente bella, potrebbe anche non bastarci. E quindi siamo già in contatto con il comune, che sta cercando di darci una mano per darci la possibilità di poter dar modo a tutte le ragazze di fare attività sportiva. L'allenatore della prima squadra ci spiega quali erano gli obiettivi tecnici iniziali e se è soddisfatto del campionato fin qui giocato. L'obiettivo a inizio stagione, diciamo che almeno parlando con la società, era quello di fare un campionato dignitoso, e finora, insomma, visto e considerato i risultati che abbiamo ottenuto e anche con squadre di prestigio, possiamo anche considerarlo tale, visto che almeno nel girone di andata abbiamo fatto quasi una media di quasi 2 punti a partita e adesso siamo a meno 4 dalla seconda. È ovvio che da qui in poi, insomma, mancano 11 gare, quindi magari qualche altra soddisfazione possiamo togliercela, però finora sicuramente soddisfatti dell'andamento della stagione. Sentiamo quali aspettative hanno le ragazze di Bortoletto sul prosieguo del campionato. Siamo una neopromossa, quindi assolutamente ce la stiamo cavando bene, siamo partite in quarta e adesso ci siamo un attimo bloccate per una serie di infortuni che abbiamo avuto, però sicuramente le aspettative sono di arrivare, se non nella zona playoff, assolutamente lì nelle vicinanze. Il proposito di far bene e una sana passione contraddistinguono anche le atlete della seconda divisione. L'obiettivo è quello di andare in prima divisione, siamo partiti bene, fino a fine dicembre siamo sempre stati prima in classifica, a parte 2 sconfitte che adesso ci hanno portato al secondo posto, ma comunque le possibilità per la promozione ce le abbiamo, oggi siamo partite bene, abbiamo vinto e quindi se continuiamo con grinta abbiamo tutte le opportunità per ottenere la promozione. La passione c'è e questo si dimostra già dalla presenza agli allenamenti, che è sempre costante. Questa presenza ci permette di prepararci al meglio per affrontare la partita e infatti si vede appunto nei risultati che riusciamo a ottenere, e appunto nel primo posto fino a dicembre, adesso comunque al secondo. Il direttore sportivo chiarisce l'impostazione del programma tecnico del settore giovanile. La Pallavolo Cadoneghe mi ha incaricato di, per ogni squadra dall'under fino alla terza divisione, seconda divisione, di organizzare il percorso con un programma minimo da attuare nell'arco dell'anno e con una certa verifica logicamente a metà anno, e con la possibilità per le atlete che lo desiderano e che hanno delle capacità tecniche di poter andare sulle squadre di livello superiore, mentre per quelle che desiderano più il gruppo e un meno impegno possono tranquillamente rimanere sulle squadre di appartenenza e continuare così il loro percorso senza stress ulteriori. Quindi possiamo dire che il volley giocato a Cadoneghe è un ottimo antistress.